Secondo me ci sono due aspetti fondamentali. Uno è un aspetto di diritto, di ordinamento generale del diritto italiano, e l'altro è politico. Allora, se ci si professa veramente garantisti, come si fa a indagare una persona per un'intercettazione, come si fa a far dimettere una persona, a ritenerla già prima colpevole? Per un'indagine che parte da un'intercettazione tra due persone esterne che dicono dovremmo dare 30.000 euro a Siri per farci approvare questo emendamento. Emendamento che poi non è stato portato, Non è non è stata stato approvata, approvato, grazie a 5 Stelle non è però. stato approvato e quindi non è passato nella legge. E nell'intercettazione non c'è neanche una parola di Siri perché Siri non è intercettato e quindi non si sa quale sia la sua posizione in merito. Primo punto. Secondo punto. Punto politico è questo, cioè ogni indagine che parte non può portare a dimissioni, perché altrimenti sottoporremmo il potere politico al potere giudiziario. E sappiamo che per il nostro ordinamento i due poteri devono essere distanti, devono essere separati. L'altro punto politico è ancora questo. Allora, i 5 Stelle sono veramente, possono vantare così tanto una superiorità morale che secondo me in questo caso non c'è una questione morale. Come non c'è la questione morale nel caso Raggi? Lei non si è dimessa per la questione di Marcello De Vito, il presidente del Consiglio di Roma, non si è dimessa per la questione di Raffaele Marra, suo braccio destro, che ha interessato la questione l'anno passato, non si è dimessa per l'arresto di Luca Lanzalone, che è il presidente di Acea, arrestato per la vicenda dello stadio. Allora, come possono loro, che hanno una vicenda interna, hanno difeso la Raggi perché hanno detto lei è innocente e hanno difeso la presunzione di innocenza, come noi difendiamo strenuamente la presunzione di innocenza di Armando Siri, anche perché Siri è sottosegretario alle infrastrutture, ha delle deleghe importantissime anche per lo sviluppo di questo paese. Non è che si può dire indietro Siri, avanti un Toninelli altro, gliel'ha sospesa, quindi va bene. indietro Siri, avanti un altro perché tanto si intercambiano. Tranquillamente, ci sono anche delle questioni che devono essere comunque portate avanti all'interno del governo. Comunque non le può portare avanti perché Toninelli gliel'ha sospesa 10 minuti dopo, cioè è stato il più veloce Leggi le prime di leggi. E tutti, secondo me diciamo. sbagliando, No, certo, secondo me però sbagliando. volevo ecco, contestualizzare Non questo voglio punto che non parlare di può. una magistratura ad orologeria, non è nelle mie corde, è chiaro che il 26 di maggio ci sono le elezioni europee e questa vicenda indebolisce il partito che sta prendendo Quindi dice la tantissimi Ceccardi, consensi noi dal perché nord ci al dobbiamo sud. comportare in un certo modo quando i 5 Stelle poi con il caso Io Raggi e tutto, telegrafico senza soltanto parlare del questo. Partito Democratico e degli altri partiti, perché quello va da sé.